C'è una parola di cui vi vorrei parlare. Si tratta di una parola relativamente nuova, molto utilizzata soprattutto negli ultimi anni e che rappresenta un concetto molto importante per l'uomo. Anzi, l'uomo ne fa anche parte. Sto parlando della biodiversità. Biodiversità è un termine ormai diventato di uso abbastanza comune, anche se si tratta di una parola relativamente recente. Infatti fu Edward Wilson, un entomologo statunitense, a coniarlo nel 1988. Ma il concetto che questo termine esprime era già abbastanza consolidato. La biodiversità, o diversità biologica, indica la varietà della vita sulla Terra. Ma al di là del significato di questa parola, ciò che è importante considerare è che la biodiversità è ciò che produce l'ossigeno che respiriamo, il cibo che mangiamo e tutta una serie di benefici che sono fondamentali non soltanto per il benessere socio-economico dell'uomo, ma potremmo dire che sono indispensabili per l'esistenza stessa dell'umanità. Quando parliamo di biodiversità siamo soliti associarla alla moltitudine di specie animali, di piante, di funghi, di microrganismi, ma in realtà questa è solo una parte della biodiversità, che è un concetto molto più ampio, che abbraccia anche la variabilità genetica di ogni singola specie e gli innumerevoli tipi di ecosistemi che le diverse specie formano fra loro e con l'ambiente in cui vivono. Quindi la biodiversità si può esprimere non soltanto a livello di specie, ma anche a livello genetico e a livello di comunità biologiche di ecosistemi. Per capire la biodiversità a livello genetico, facciamo un esempio che riguarda le piante. Non è raro, infatti, osservare fiori di colore diverso nella stessa specie di pianta. Questo è molto comune, ad esempio, nelle viole, nelle orchidee selvatiche e molte specie ornamentali. Bene, queste differenze tra un individuo e l'altro di una stessa specie non sono altro che espressione della diversità genetica, perché ogni singola caratteristica di un individuo è codificata da delle istruzioni che non possiamo vedere ad occhio nudo e che si trovano dentro ogni singola cellula di un organismo. Stiamo parlando del DNA, il codice genetico. Ora, semplificando, ogni caratteristica di un organismo è codificata da tratti di DNA, che chiamiamo geni. Ma per ogni gene non esiste una sola versione, possono esistere più versioni. E sono queste versioni alla base delle differenze tra individui di una stessa specie. Ma da cosa dipendono queste diverse versioni dei geni? Da cosa dipende questa variabilità genetica? Dipende fondamentalmente dalle mutazioni, cioè cambiamenti casuali che avvengono nel codice genetico. Quando queste mutazioni sono positive, cioè determinano un vantaggio per l'individuo, vengono selezionate e si affermano così nella popolazione, generazione dopo generazione. Quindi possiamo dire che la variabilità genetica è la materia prima su cui agisce il processo di selezione naturale. Perciò la biodiversità a livello genetico è un patrimonio di opportunità, perché maggiore è la variabilità genetica di una specie, maggiore è la sua probabilità, ad esempio, di adattarsi a nuovi ambienti o di sviluppare forme resistenti a nuove malattie. Possiamo affermare quindi che per ogni specie del pianeta, compresa la nostra, la biodiversità genetica è un vero e proprio passaporto per il futuro. Per parlare della biodiversità a livello di comunità e di ecosistemi, prendiamo l'esempio del bosco in cui mi trovo in questo momento. Sono circondato da diverse specie di alberi, di arbusti, di erbe. Ci sono persino piante che crescono su altre piante, come l'edera, i muschi, le felci o i licheni, che tra l'altro sono
una sorta di patto simbiotico tra due organismi diversi, un'alga e un fungo. Insomma, l'ambiente in cui mi trovo è letteralmente tappezzato di forme di vita. Ma non ci sono soltanto le specie vegetali, ci sono anche quelle animali, alcune le potete anche sentire, sono gli uccelli. Ci sono gli erbivori, non soltanto insetti, ma anche mammiferi. Qui non è raro incontrare dei caprioli. E ci sono anche i loro predatori. Qui di recente è arrivato anche il lupo. Ma sotto i miei piedi, nella lettiera del bosco, ci sono i detritivori che triturano la sostanza organica morta, come ad esempio le foglie cadute dagli alberi. E poi ci sono i decompositori, come funghi e microorganismi, che decompongono la sostanza organica morta e la convertono in sostanze più semplici, pronte per ricominciare un nuovo ciclo della vita. Quello dove mi trovo ora è solo un esempio di ecosistema. Specie diverse, in ambienti diversi, formano ecosistemi diversi. Pensiamo ai tanti tipi di boschi, di praterie, di ecosistemi costieri, marini, o ai diversi tipi di ecosistemi che possiamo incontrare muovendoci dall'equatore ai poli del nostro pianeta. E pensiamo alla diversità di interazioni tra gli organismi e gli ambienti così differenti in cui vivono. Esiste quindi una biodiversità di ecosistemi e delle comunità che li formano, nonché delle interazioni tra gli organismi e il loro habitat. Dal punto di vista dell'uomo, gli ecosistemi sono importanti perché sono sede di meccanismi naturali che non solo supportano la vita del pianeta, inclusa la nostra, pensiamo ad esempio alla produzione di ossigeno, ma forniscono anche tutta una serie di benefici che chiamiamo appunto servizi ecosistemici che sono fondamentali per il nostro benessere sociale ed economico. Tra i servizi ecosistemici possiamo citare la produzione di cibo, di materie prime, la depurazione dell'acqua e dell'aria, l'impollinazione, la protezione dei suoli dall'erosione, il controllo di malattie e così via. Ma ci sono anche dei servizi ecosistemici di tipo più culturale, come ad esempio il valore estetico, spirituale o ricreativo di un ambiente naturale. Immaginiamo ad esempio il valore attrattivo in termini turistici che può avere un ecosistema naturale. Quindi i servizi ecosistemici possono tradursi anche in un valore economico per l'uomo. Per questo motivo si sente sempre più spesso parlare di vero e proprio capitale naturale. Insomma, la biodiversità a tutti i livelli è importantissima per l'uomo. L'uomo non può farne a meno. Purtroppo la biodiversità sta attualmente attraversando quella che viene definita una crisi di biodiversità, ovvero stiamo osservando una perdita anomala di biodiversità. Perché è anomala? Beh, perché in realtà è naturale che nell'arco di milioni di anni alcune specie si estinguano. Per il passato conosciamo almeno 5 grandi cosiddette estinzioni di massa. La più famosa è quella che ha portato all'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa, ma ce ne sono state altre persino più pesanti di quella. Ma la velocità attuale di estinzione, soprattutto in riferimento agli ultimi secoli, è senza precedenti. Pensate che per mammiferi e uccelli è stata stimata una velocità di estinzione dalle 100 alle 1000 volte superiore rispetto ai tassi di estinzione naturale. Tant'è che in molti considerano l'attuale crisi di biodiversità come la sesta estinzione di massa. Ma la causa questa volta non è un meteorite o uno sconvolgimento geologico, ma è l'uomo. L'impatto di molte attività umane sul pianeta è insostenibile e interferisce con meccanismi globali di regolazione, con la biodiversità a tutti i suoi livelli. E con la perdita di biodiversità non perdiamo soltanto quella ricchezza di forme di vita che insieme a noi hanno conquistato il diritto ad esistere nella sfida dell'evoluzione,
ma perdiamo anche parte di quei servizi ecosistemici che supportano l'umanità. Per questo è importante capire che cos'è realmente la biodiversità e perché è così essenziale per noi, ma soprattutto è necessario agire in fretta per trovare modelli di sviluppo che siano compatibili con le altre forme di vita e con i processi ecosistemici dai quali dipendiamo. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo visto cos'è la biodiversità, ma soprattutto abbiamo visto che dietro questo termine così utilizzato c'è in realtà un mondo di complessità di cui noi stessi facciamo parte. Noi siamo fortemente interconnessi con le altre forme di vita e con gli ecosistemi che viviamo e che utilizziamo, e anzi ne siamo fortemente dipendenti. Per questo, quando si parla di conservare la biodiversità, non significa proteggere qualcosa che è esterno a noi, che è estraneo a noi, ma significa proteggere noi stessi e il nostro futuro.